Oggi siamo all'Abetone e siamo nei pressi dell'Orto Botanico. Il percorso oggi è verso il Lago Nero. Panorama decisamente montano, 1200 metri di altezza, raggiungeremo i 1700 metri. Sullo sfondo questo rumore di fiume che naturalmente difficilmente si sente, ma più che altro si trova a altitudini inferiori ai 500 metri di questi tempi. E ce lo godiamo tutto. All'interno dell'Abetone ci sono due importantissime riserve. Una è la riserva naturale appunto dell'Abetone e l'abbiamo fatta circa 2 anni fa, siamo arrivati fino al libro aperto. L'altra è questa che stiamo percorrendo oggi ed è la riserva naturale del Campolino, di Campolino. E proprio al proposito delle riserve naturali, oggi non abbiamo con noi il nostro drone perché c'è un divieto assoluto di sorvolo di tutte le riserve naturali, aree protette e quant'altro da parte di aeromobili di ogni tipo, per cui anche il nostro drone, essendo un aeromobile, non può volare. Naturalmente si parla di voli a bassa quota. Questo è un argomento molto discusso, in quanto nelle riserve naturali non esistono particolari confini se non qualche cartello, quindi anche sulle mappe è difficile individuarle. Quindi spesso non sappiamo se in una particolare zona il volo può interessare una riserva naturale o meno. Grande dilemma che spero che ENAC affronti quanto prima. Zona bellissima, ma non coperta da alcun segnale di linea telefonica, quindi bisogna fare attenzione. E adesso mettiamo alla prova l'equilibrio di un 53enne, cercherò di attraversare il fiume tenendo naturalmente i piedi sui sassi. Ecco qua. Ciao Alessandra! Intanto Alessandra mi sta riprendendo dall'altro lato del fiume, quindi vedete che... Ed ecco l'ultimo pezzetto di fiume, ce l'ho fatta. I colori sono meravigliosi, ma soprattutto ogni tanto dal bosco, dagli alberi, spicca qualche cima di montagna che è uno spettacolo a vedersi. Adesso bisogna che cerchi qualcosa per gli insetti, perché oltretutto mi ricordo benissimo che all'altro giro mi ha punto un tafano che mi ha fatto male per giorni. Siamo arrivati alla casetta dei pastori, appunto come dice il nome, usata per oltre un secolo dai pastori come ricovero e caseria. Qui appunto dice che l'ultimo pastore che l'ha occupata è stato Cesare Petrucci fino ai primi anni 70 del Novecento. E adesso ci fermiamo a bere e a riempire le nostre borracce a questa fontana di sorgente.
ed anche se l'acqua non è biologicamente controllata, noi ci fidiamo. Ci fidiamo perché è acqua di montagna, ragazzi. Questa salita sembra infinita, veramente. Bella, tosta e importante. Ultimo tratto prima di arrivare alla massima altitudine di questo percorso, ultimo tratto però abbastanza sassoso e anche un po' impegnativo. E ce la faremo, via! Dopo un tratto di bosco siamo arrivati qui, e qui, guardate, le immagini parlano semplicemente da sole. Eccoci a 1730 metri e siamo arrivati al Lago Nero. Il Lago Nero è uno spettacolo, è un lago appunto posto in una conca di origine glaciale e il suo colore lo deve alle montagne che lo contornano e ci rispecchiano sulle acque. E in montagna uno dei fattori molto importanti è il tempo. E in questo momento sta cambiando. In certi punti questi sentieri danno quasi il senso di sconfinato. E devo dire anche una cosa, me lo voglio immaginare con il colore dei mirtilli quando sono maturi.
senti come ghiaccia. Stiamo facendo la prima discesa, poi ci dovrebbe essere durante il percorso una risalita, un'ultima risalita e poi la discesa finale che ci porterà al punto di partenza. E questa parte qua è tutta sassosa, bisogna fare attenzione perché prendere una storza oppure inciampare può essere un attimo. A questo punto possiamo dire che stiamo rientrando nel bosco. Per un attimo abbiamo pensato di esserci persi, perché avevamo perso la segnaletica del CAI, che normalmente è appunto verniciata sugli alberi. Il bosco qua è stato bonificato, quindi consiglio di avere una buona applicazione sul telefono o un GPS per seguire la traccia. E qui è anche molto difficoltoso perché non continua a non arrivare il segnale del cellulare, quindi dobbiamo fare riferimento alle mappe offline. Qui il sentiero si complica un po'. Ci proviamo. Siamo arrivati al sasso scritto di Campolino. Sembra che alcune scritte e alcuni grafici risalgano alla seconda metà dell'Ottocento, primi del Novecento. La discesa finale è bella tosta, però devo dire che si fa benissimo. Cioè, camminare nel bosco, specialmente con queste temperature, è una cosa indescrivibile. Con il rumore del fiume alle spalle abbiamo concluso questo meraviglioso anello, degno proprio delle sue montagne, di una difficoltà media e lungo 11 km 640 metri.